5 punti di vantaggio sulla zona play-out a 4 giornate dal termine del campionato possono sembrare un vantaggio rassicurante per la Pro Lissone, non se l'avversario di giornata è il Brugherio, seconda forza del campionato assieme al Biassone, un sol punto dietro la capolista Curno. Buon pomeriggio dallo stadio Palestra, buon pomeriggio dicevamo amici calciofili di BM Radio, live matches oggi assieme chiaramente alla illuminata regia di Antonio Riva vi porta a questo confronto del campionato di promozione Girone C, Pro Lissone e Brugherio. Andiamo subito con le formazioni. I padroni di casa sono in maglia bianca con inserti blu e schierano Polieri, Fossati, Bretti, Chianello, Sagnella, Frassoni, Pannella, Erba, Uribe, Blanco, Melli e Mascheroni. In panchina Sant'Ambrogio, Radaelli, D'Alessandro, Locati, Ruggero, Seveso e Beretta. Allenatore Matteo Medici. Risponde Massimo Mavelli e il suo Brugherio in completo giallo-blu con Genchi, Amato, Stevanin, Sottocorno, Esposito, Moretti, Necco, Miserendino, Consolazio, Pastori, Russo. In panchina Tarenghi, Fava, Monguzzi, Pantano, Passoni, Petrone e Rossetti. Arbitro la signora Lombardo di Milano. Sulla palla Esposito, tutto pronto, parte Esposito, la conclusione molto alta sulla traversa di Polieri. Battuta di Mascheroni con Genchi che alza in corner, prima conclusione su calcio piazzato e secondo corner conquistato dalla Pro Lissone al 12esimo. Necco, su di lui Fossati, tocca la sfera ma c'è il contropiede del Brugherio. Consolazio recupera Bretti, Consolazio si accentra, la sfera per Russo, la porta sul sinistro, il sinistro, Polieri, ancora Miserendino. In ogni caso tutto invalidato dalla segnalazione di Lombardo, fuori gioco da parte del capitano del Brugherio. Miserendino, il lob verso Russo, il colpo di testa di Russo, pallone sul palo e poi in rete il gol da parte di Russo. Pallone di Miserendino, Russo con la nuca, palla che bacia l'interno palo e si deposita in rete, Brugherio in vantaggio al 29esimo. Parte Pastori, Pannella, sfera ancora al limite, Russo, il sinistro di Russo. 5 uomini in barriera, Marelli, la palla che arriva a destinazione, pareggio della Pro Lissone, calcio di punizione da parte di Marelli e al 37esimo la Pro Lissone perviene al pareggio. Attenzione, nel frattempo la conclusione direttamente in porta da parte di Uribe ed è finito il primo tempo dopo 60 secondi di recupero. Pro Lissone e Brugherio sono sul risultato di 1-1, vantaggio esterno con il colpo di testa di Russo, punizione di Marelli per il pareggio al 37esimo. Consolazio che adesso parte velocissimo sulla sinistra, sfera per Russo, colpo di testa con la deviazione, ultimo da parte di Frassoni. Prima azione di una certa rilevanza questa della ripresa, primo corner, colpo di testa, doppio colpo di testa. Ancora una battuta, Consolazio, pallone ancora lì, e il gol di Russo, ancora Russo. Sulla sponda di Consolazio è stato il più rapido di tutti a metterci il piede. Gol di Russo, ancora Brugherio in vantaggio 2-1 al 19esimo. Chianello cerca Fossati, il colpo di testa, ancora pallone buono per Marelli, il miracolo da parte di Genchi. Corner ancora, il colpo di testa ancora da parte di Marelli con la sfera che viene tolta proprio dalla linea da parte di un difensore, ovvero Amato. Sottocorno, benissimo, sottocorno sulla potenziale offensiva di Mascheroni, ancora Consolazio lanciato, Frassoni, buca l'intervento Frassoni, Consolazio solo davanti a Polieri, esita, ancora Consolazio, sinistro, debole. Il quinto corner, secondo del secondo tempo per la Pro Lissone, la battuta di Marelli,
è uno schema questo da Alessandro, il sinistro con il pallone che va davvero vicino alla porta di Genchi, proteso in tuffo, 35esimo, reazione della Pro. Messa laterale per la Provissone, Amato, pallone ancora lì, la rovesciata da parte di Marelli, debole con Genchi che brocca senza problemi, 41esimo. Pallone per il numero 15, Loccati, che cerca l'azione personale, stretto però tra Petrone e il numero 5 Esposito. Pallone in mezzo, svetta! Svetta! Il colpo di testa da parte di Loccati, beffato sul primo palo, la retroguardia del Brugherio, il gol della Prolissone. Risultato adesso sul 2-2. Porta il fischietto alla bocca Lombardo e determina la fine, dichiara conclusa quindi l'arbitro questa bellissima partita condita da quattro reti, doppio vantaggio del Brugherio con due gol di Russo, primo pareggio di Marelli su punizione e poi al 49esimo del secondo tempo il pareggio su corner da parte di Loccati, finale Prolissone e Brugherio 2-2. Andrea, un gol importantissimo, tra l'altro è anche il tuo primo nella tua esperienza della Prolissone. Vabbè, cioè, in un momento così ci volevo, cioè nel senso sono contento per la squadra, soprattutto perché comunque vincere questa parte, cioè pareggiarla almeno significava molto, perché è un punto importantissimo in chiave salvezza comunque, quindi sono contento. La Prolissone che ha avuto le belle gatte da pelare contro un Brugherio che sappiamo che è molto, molto forte, insomma hai tirato un po' fuori le castagne dal fuoco come al solito. Diciamo oggi ho avuto il mio pizzico di fortuna, però ripeto davvero sono contento per la squadra in generale, speriamo di farne altri punti adesso. Situazione che insomma si sta facendo sempre più rosea nonostante un campionato molto molto difficile per la Pro. Stiamo uscendo piano piano e speriamo di salvarci già la prossima contro il Curno tranquillamente, speriamo in bene. Per quanto riguarda le tue aspettative, magari un altro gol insomma. Vabbè, speriamo, però vabbè, è importante davvero che la Pro in questo momento si salvi e poi vedremo. Cartina tornasole della vostra stagione questa partita. Esatto, una stagione di sofferenza come è stata oggi una partita di sofferenza. Purtroppo è così, è tutto l'anno che andiamo avanti così. Io dico speriamo che finisca presto, mancano 3 giornate. Va bene, un bicchiere. Io ho detto ai ragazzi negli spogliatoi, prima di fargli i complimenti mi sono rammaricato perché oggi ci credevo. Invece abbiamo rischiato di perderla, abbiamo portato a casa un punto importante. Ci eravamo lasciati l'altra volta a Biassono con la tua richiesta da parte di un po' più di fortuna da parte vostra, direi che tutto sommato c'è stata oggi, no? Sì, oggi c'è stata perché abbiamo fatto gol nei minuti di recupero. Magari se arrivavo un po' prima loro erano in sofferenza, noi secondo me oggi eravamo molto più in palla anche a livello fisico, alla fine noi siamo venuti fuori molto bene, se riusciamo a pareggiare magari 5 minuti prima alla fine potevamo anche portarla a casa. Abbiamo parlato della stagione, c'è sempre stato qualcosa che è andato male, a parte l'ultimo mese direi. Ma guarda, anche l'ultimo mese c'è stato qualcosa che è andato male, su tutte, voglio dire, oggi non ho potuto schierare Beretta, che sono già due domeniche che non sta bene, per noi è un giocatore importante, c'ho qualche giocatore acciaccato che devo per forza far giocare, c'ho D'Alessandro che anche lui non sta bene, quindi devo un po' usarlo col contagocce, quindi diciamo che a livello di gruppo ci siamo risaldati, ma a livello fisico qualche problemino ce l'ho avuto ancora. Strada in discesa, so che mi direi di no. Assolutamente no, fin quando non siamo salvi, ragazzi, come ho detto loro, i ragazzi fin quando non siamo salvi devono portare le scarpe da ginnastica agli allenamenti perché ci sarà da andare a correre. Qual è la partita decisiva a tuo parere? Domenica, io spero di salvarmi domenica e togliermi la soddisfazione oltre che sportiva anche personale.